E lei che se ne fa Ma adesso? innanzitutto grazie, perché è una bellissima soddisfazione avere da domani mattina 9 consiglieri regionali in Emilia-Romagna che dovranno essere i custodi di tutto quello che è stato promesso in campagna elettorale, quindi torneranno in quelle aziende agricole, in quelle fabbriche in difficoltà, in quelle zone terremotate, alluvionate, che meritano di più e di meglio. A differenza di Renzi, non dico che l'astensione è secondaria, perché è devastante che due emiliani e due romagnoli su tre siano rimasti a casa, e faccio anche autocritica. Sarebbe troppo facile dire che ho quadruplicato la percentuale, ho raddoppiato i voti, tutto vero. Però vuol dire che anch'io non sono ancora abbastanza concreto e credibile per riportare la gente ad appassionarsi e a coinvolgersi, e quindi devo far di meglio anch'io. Detto questo, è una Detto bellissima questo, adesso soddisfazione. che fa? Cioè, questo centrodestra lo ricostituite o no? Lei se ne va per conto suo, ma Sì, dove? Non è che così può diventare primo ministro da solo. sui progetti, ci sono 10 milioni di persone che stanno a casa, magari stanno guardando porta a porta e dicono se la cantano, se la suonano, hanno vinto tutti, non ha perso nessuno. Sui progetti, una visione di vita, prima ancora che di economia, totalmente alternativa a quella di Renzi e della sinistra, che parla di una limitazione all'immigrazione, che parla di uscire da questa moneta unica senza senso, che rilancia la nostra agricoltura e che parte dalla vita reale. Guardi, io faccio tesoro di questo foglietto, che è un programma economico sostanzialmente. Me l'ha dato un commerciante ambulante del mercato di Busseto, la casa di Verdi a Parma, e mi ha detto: lei sa, Salvini, quanto pago io a fine mese su quello che guadagno vendendo i maglioni in giro per l'Emilia? Fra IRPEF, INPS, IVA e IRAP sono al 72,5%. Questo signore non ha il problema del Jobs Act, dell'articolo 18, della legge elettorale, della riforma del Senato. Questo signore dice: se non si riducono le tasse io crepo. Io penso che il centrodestra rinasca su questi Allora. problemi. L'aliquota fiscale unica, secca per famiglie e imprese al 15%. Via gli studi di settore, via la legge Fornero, sono i tre capisaldi su cui si può costruire Il 15% un'alternativa positiva a sarebbe un Renzi. sogno.